Eccoci qua, finalmente riusciamo a recensire questo bellissimo drone della Xiaomi. Se avete visto il video precedente sulla presentazione, ho fatto un volo nelle montagne pazzesche, quindi vi invito ad andare a vederlo. Come potete vedere, assolutamente sono arrivati a fare una miglioria. Infatti questo è il modello 2020, che a dimensioni e componenti sono gli stessi identici del 2019, però hanno migliorato molto di più le prestazioni. Se andrete ad acquistarlo, o vi ritroverete con questa scatola, oppure con la versione combo avrete la valigetta con due batterie. Noi abbiamo comprato la versione normale con una sola batteria, ma intendo andarne a comprare altre. Anche se vi devo dire la verità, ha una capacità di batteria davvero pazzesca, perché dichiarato dalla Xiaomi abbiamo 35 minuti di volo. Chiaramente magari in modalità hovering, ma noi magari utilizzandolo in maniera sport riusciremo a fare sui 25 minuti, questo è assicurato. Quindi ha una grande capacità di batteria. Batteria da 4500 mAh con LED luminosi che indicano il livello di batteria. Noi adesso, per farvi vedere un po', andiamo a montare tutti i pezzi. Noi ci ritroveremo con questo bellissimo drone. L'unica cosa che non avrete sarà questo gimbal, perché questo copri gimbal è una delle cose che ha fatto stizzare un po' il naso di molti compratori, però ci ritroveremo una spugnetta che copre il gimbal, ma questo lo potete trovare a pochi euro su Amazon, vi lascio il link in descrizione. Questo lo mettiamo qua e vediamo subito la gimbal. Ha una fantastica camera, può registrare fino a 4K a 30 fps, oppure abbiamo il formato Full HD a 90 fps, quindi avrete una fluidità davvero ottima. Io per protezione ho comprato una lente UV per poter fare dei video un pochettino migliorati, infatti voi anche questo lo potrete acquistare separatamente, costa sempre pochi euro. Quindi scocca in plastica rinforzata, devo dire che è molto solido come drone. Infatti mi è capitato di andare a sbattere contro un ramo, ma non si è mosso neanche di un pelo, quindi è riuscito a stabilizzare. L'unica cosa che devo aver rotto, che me ne sono accorto solo ieri prima di fare questo video, è una piccola crepetta nell'elica, ma voi nella confezione troverete due paia di eliche che potete sostituirle. Quindi andiamola ad aprire. Dicevo, è molto resistente, molto solido come drone. Infatti noi possiamo aprirlo aiutandolo, così ha una bella molla che riesce a tenere i bracci in posizione e così ce lo ritroviamo alla sua massima apertura. Devo dire che è un drone molto molto importante in quanto a grandezza, ma non è esageratamente grande. È facilissimo anche da guidare per i principianti. Quindi prendiamo la batteria. A mio avviso penso che la batteria pesi più del drone. Quindi noi adesso andiamo ad applicarla. Basta metterla su, fare un click e lui si è agganciato. Abbiamo dei piedini anteriori che poggiano sul braccetto e abbiamo quattro piedini che poggiano sull'intera scocca. Nella parte posteriore non abbiamo nulla. Nel montaggio delle eliche è altrettanto molto molto semplice, perché ha un aggancio a baionetta. Abbiamo una lineetta nella parte posteriore e così possiamo identificare dove mettere questa elica. Quindi noi semplicemente lo andiamo ad appoggiare sopra, avrà una molla e noi spingiamo e ruotiamo e lui è agganciato perfettamente, non si sgancerà mai perché la molla è molto molto forte. Quindi per il momento andiamolo a mettere lateralmente. Abbiamo insieme nella scatola il radiocomando, molto molto semplice da utilizzare. Abbiamo qui le sue levette che le possiamo tirare fuori e avvitare e così è pronto. Questo radiocomando può allargarsi in una maniera che possiamo mettere addirittura un mini iPad, oppure un qualsiasi smartphone che voi possediate. Allora, io per dimostrazione vi ho portato un mini iPad per farvi vedere quanto si può allargare. Noi lo posizioniamo qui, allarghiamo e lo andiamo a sistemare. Quindi in questo modo abbiamo una visione davvero davvero ampia. Quindi così possiamo vedere l'immagine direttamente dal drone, dal vivo, e poter comandarlo in maniera molto semplice. Molto bene, adesso andiamo a levarlo. Molto bene, riponiamolo qui. Adesso andiamo a vedere dove possiamo inserire la micro SD. Qua abbiamo una porticina in gomma che possiamo, ve la faccio vedere da questo lato, che possiamo aprire e possiamo inserirci una micro SD.
una microSD che supporta fino a 64 GB di spazio. Io ne ho comprata una da 64 GB Ultra, così possiamo registrare in 4K e non aver problemi di velocità. Quindi io anche questa ve la lascio in descrizione. Clic per inserirla, clic per riagganciare questa gommina. Andiamo a parlare adesso delle modalità di volo, perché abbiamo una modalità di volo principiante, quindi beginner, e abbiamo una modalità in maniera sport. In maniera sport riesce ad arrivare a una velocità di 65 km orari, quindi è molto molto veloce, molto reattivo, ha molte molte funzioni. Io, per farvi vedere qualche cosa, ho registrato una clip dove sono andato a farlo volare e ho fatto utilizzare la modalità track, in modo che lui potesse seguirmi quando io cammino. Vi lascio la clip e ci vediamo dopo. Eccoci qua, adesso mi trovo in un campo disperso, isolato, non c'è nessuno. Io volevo farvi vedere esattamente questo bellissimo drone, come riusciva ad andare in hovering. Quindi possiamo utilizzarlo anche se siamo dei principianti che non l'abbiamo mai utilizzato. Almeno così possiamo vedere le caratteristiche principali di questo bellissimo drone. Adesso io lo andrò a far partire e vediamo come mantiene l'hovering. L'hovering significa che un volo stabilizzato in modo automatico senza che noi andiamo a toccare nessun pulsante. Quindi andiamo a vedere come funziona. Allora, io vado ad accendere il telecomando. Prima si accende sempre il telecomando e poi successivamente andiamo ad accendere il drone. Doppio clic per accendere. Ok, perfetto. E qui andiamo ad attendere il caricamento. Allora, dobbiamo andare a vedere che ci sia qui sopra il GPS Ready to Go, quindi possiamo partire e dobbiamo accertarci che chiaramente che abbiamo tutto il segnale. Allora, noi come prima cosa per farlo partire dobbiamo premere il tasto hovering. Il tasto hovering si trova qui nella parte bassa a destra, quindi andiamo a vederlo. Ok, lui adesso sta mantenendo l'hovering e come vedete io non tocco niente e lui mantiene perfettamente l'hovering senza dover fare nulla. Adesso andiamo a fare un giro di prova. Dovete stare molto attenti perché è molto molto veloce questo drone. Infatti vi faccio vedere una piccola ripresa di come va. Adesso ve lo faccio ritornare qui vicino. Adesso noi magari ci stiamo vedendo dalla telecamera del nostro bellissimo drone. A lui può alzarsi ad una distanza di 500 metri. Chiaramente noi non possiamo, nelle leggi italiane non ci danno il permesso di andare a 500 metri. Possiamo andare in alcune zone a 120 metri di altezza, quindi non siamo abbastanza limitati sotto questo aspetto, ma chiaramente se ci dovessero essere degli aerei in volo rischieremmo di scontrarci, quindi è molto pericoloso. Invece, come vedete come stiamo andando, adesso noi andremo a vedere il video direttamente dal drone. Come vedete, lui ha una stabilità. Io sto girando. Lui è molto veloce ed è molto stabile, è molto facile controllarlo. Infatti, lo consiglio praticamente a tutti quelli che si vogliono avvicinare al mondo dei droni. Ecco, andiamo un pochettino a vedere, a esplorare. Lui ha una portata massima dichiarata di 8 km. Difficilmente possiamo arrivare a quelle distanze, anche perché non abbiamo degli obblighi di legge, quindi non possiamo farlo andare. Testato tra video e controller insieme, più o meno siamo sui 3 km di distanza. Solo col segnale radio riusciamo ad arrivare probabilmente anche a 6, ma dobbiamo stare attenti chiaramente alle batterie. Modalità di volo ne abbiamo a bizzeffe, lui c'ha anche il follow, quindi adesso vi faccio vedere un piccolo esempio. Perfetto, adesso lui mi sta vedendo, come potete vedere lui si gira e mi segue. Posso fare la mia camminata. Io non sto toccando niente, sono a mani libere e
e lui continua a seguirmi. Provo a ritornare nel punto di partenza, vediamo passandoci sotto cosa fa. Ah, lui va indietro, lui decide di andare indietro, perfetto. Quindi possiamo farci anche dei bei vloggazzi parlando anche dall'alto. Adesso mi fermo perché sennò vado a sbattere contro un palo che ho dietro. Allora, io adesso andrei a fare un test sul return to home, significa che lui in automatico ritorna nello stesso punto in cui è partito. Lo faccio vedere subito solo premendo il tasto ritorna. Quindi noi lo portiamo su, lo mandiamo un po' lontano e poi vediamo come si comporta. Allora, io praticamente semplicemente vado a cliccare return to home, clicco l'ok e vediamo come si comporta. Io adesso, voi vedrete adesso in diretta lui come atterra. Si sta portando qui sopra, siamo a un'altezza di 30 metri. Vediamo un po'. Io non sto toccando niente, vedete? Lui si sta praticamente portando sul landing. Devo dire un atterraggio abbastanza perfetto, devo dire proprio sul punto esatto. Quando andiamo a spegnerlo, quello che dobbiamo prima fare è spegnere il drone, doppio clic mantenendo premuto, lui si spegnerà, e dopodiché andiamo a spegnere il telecomando, stessa modalità, doppio clic mantenendo premuto. Prendiamo il nostro drone e ce ne possiamo andare. Ci vediamo a casa. Casa comunque di là, prendo la macchina, non è che sono così matto da poter andare a piedi. Ciao! Molto bene, non ho voluto trattenervi oltre facendovi vedere tutte le funzionalità che ha, ma in un prossimo video andremo a vedere passo passo tutte queste funzionalità, perché ne ha davvero tantissime. Alla modalità tracking, dove lui può seguirvi, seguire un'auto e girare quelle scene cinematografiche che abbiamo sempre sognato. Quindi in un prossimo video andremo magari a vedere tutte queste. Quindi in conclusione consiglierei di acquistare questo drone nel 2021 anche per principianti? La mia risposta è assolutamente sì, perché noi facendo ricerca su YouTube vediamo tantissimi video dove vediamo dei crash, delle collisioni. È vero, lui non ha il sensore collisione, questo è uno delle mancanze, ma io personalmente l'ho spupazzato un bel po', lui è sempre rimasto stabile, non ha mai ceduto e sono andato anche a distanze considerevoli. Chiaramente nessun drone è perfetto, anche i DJI possono subire dei crash, ma questo è riconducibile alla mancanza di manutenzione, alla mancanza di lettura delle istruzioni, alla negligenza su alcuni dettagli che dobbiamo assolutamente preoccuparci di aggiustare. Quindi se volete andare a risparmiare e avere una qualità quasi da professionista, questo drone è assolutamente un drone che fa per voi. Dove possiamo acquistarlo? Possiamo acquistarlo su Amazon, ma chiaramente costerà un pochettino di più. Se no, io vi lascio un altro link in descrizione di un sito Banggood, dove lì si possono acquistare tante tecnologie a dei prezzi davvero davvero molto bassi. Diciamo, parliamo anche della metà del prezzo. Quindi andate a dare un'occhiata. Quindi ci rivediamo un prossimo video, vedremo le sue prestazioni, le sue funzionalità che davvero davvero mi hanno sconvolto. Quindi non perdete i prossimi video, mi raccomando lasciate un like, accendete la campanella, questo è molto importante per avere una notifica che un mio video è appena uscito. Quindi ci rivediamo alla prossima e rimanete sintonizzati, ciao!